MNG Channel oggi direttamente dal Palagrotta, perché è giovedì grasso, è una giornata speciale per i nostri piccoli del mini volley, una festa in maschera, insomma tanti bambini che vedete alle nostre spalle stanno giocando ininterrottamente in costume. Noi qua invece abbiamo nella tenuta, diciamo da costume, da allenatore, però in realtà quella vera, Andrea Iachini, che oltre a essere uno dei responsabili insieme all'immancabile Francesco Pison e Laura Sprolla e poi tanti altri, oggi c'è Riccardo Vecchi e tanti altri atleti della Serie A, si occupa a 360 gradi di diverse formazioni, no? Sì, Andrea. Sì, vero. Allora partiamo anzitutto da questo spettacolo, certo. Da questi bambini, insomma, come state portando avanti il lavoro? Senza dubbio una grande soddisfazione, no, per voi? Sì, l'importante è quello del piacere con il quale vengono a giocare in palestra e allenarsi. Quindi per noi l'importante è questo, non perdere atleti, non perdere bambini, ma soprattutto che vengono con te. Un'area d'entusiasmo, tra l'altro c'è anche il microvolley con la fiaba, percorso che accompagna i giovani attraverso la pallavolo, attraverso lo sport, anche a conoscersi, a socializzare, esatto. A fare in questo senso sì, l'attività. Sì, questo è un esperimento, tra virgolette, che sta facendo Laura, mischiando fiabe, favole, sport, pallavolo, più gioco che pallavolo, che sono piccolini. E sembra che siano contenti. Insomma, sta funzionando. Tra l'altro anche l'altra cosa bella, il dato bello è vedere così tanti atleti della Serie A partecipare con i piccoli. No? Questa è una grande eccezionalità, possiamo dirlo un po', dell'MNG. Io ci siamo messi oggi scomodi proprio per potervi riprendere bene in campo, no? E farvi vedere che cosa sta succedendo. È bello anche quando ci sono queste situazioni. Stavo ripensando a quando ero piccolo io, se ci fosse stata l'opportunità, io piccolino con quelli della Serie A sarebbe stata una cosa bellissima, quindi questo ha dato un grande merito a Massimiliano e a tutto il movimento per questa iniziativa. E poi l'immancabile Francesco Pison, poi proveremo anche a catturarne qualche parola da Francesco, che è impegnatissimo in campo, anche lui una delle colonne portanti, no? di tutta questa parte del settore a livello fisico. Non lo disturbiamo perché sta giocando, quindi... Lo vediamo sullo schermo che sta giocando, quindi ci sta dando a tutta. E non soltanto mini volley, sei reduce tra l'altro dal match di prima divisione ieri, c'è stato il super derby, qualche strascico polemico, però ecco, una sconfitta per 3-1 contro la Unipol Monte Giorgio, che continua a essere imbattuta, ha perso solo 2-7 in campionato, tra l'altro contro di voi, in entrambi i casi 3-1. Ecco, ieri forse si poteva riuscire ad agguantare qualcosa in più, cos'è mancato a parte gli episodi, insomma, a parte gli episodi? Allora, contento comunque della prestazione dei ragazzi, perché l'unica squadra che gli ha rubato un set sia l'andata che al ritorno. Certo. La cosa che è mancata è stata l'approccio alla partita, perché i primi due set non abbiamo giocato. Sui due set mancati, ho visto il parziale anche a 11, il secondo set proprio niente, è durato pochissimo, quindi dopo difficoltà. Sì, dopo il terzo l'allenatore ha fatto qualche cambio loro, perché pensavano che la partita fosse già finita, invece abbiamo rinto facile il terzo set. Hanno rimesso i titolari, sono stati punto a punto, poi una decisione arbitrale un po' dubbia che ci avrebbe portato a meno uno su 19, purtroppo invece e lì sono anche le situazioni della palla al sì, secondo sì. Anche gli arbitri possono sbagliare del loro, sì, chiaramente certo. In certi momenti della partita bisogna considerare tutte le variabili, purtroppo è per un soffio, insomma, è sfuggita la possibilità magari di potersela giocare al tie break. Sì, però sono contento per la reazione che hanno avuto dopo il set personalmente. L'importante è questo, e fa ben sperare anche perché classifica adesso, se la Unipol è a quota 33, la Epicar e Grotta sono appaiate a 20. In realtà sabato poi giocherà la Epicar nel derby con l'ultima in classifica, insomma, quindi dovrebbe salire a 23 punti, e Vega Dolcesso sfiderà la SD Ascoli 86. Ecco, diciamo che la vostra lotta è quella per essere la seconda forza del campionato e potervela giocare fino in fondo, magari con una finalona proprio contro la Unipol Monte Giorgio, ma quello sarebbe l'obiettivo. Esatto, adesso sulla prima fase oramai siamo terzi matematici, lo sappiamo, cercheremo di ripartire poi nella seconda fase per cercare di arrivare a lottare proprio alla fine con loro. Sarebbe bello avere la finale di prima divisione qui, no? Sì, al Palagrotta, sì, 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 tra le due certo, formazioni MNG, che sicuramente sarebbe certo. Un bel fascino. E proseguendo il percorso, tra l'altro sei quasi in partenza, adesso che giovedì con l'Under 18, sì. Altra formazione comunque molto giovane che sta cercando di fare esperienza, lì invece è proprio la questione di crescere, no? Diciamo, di maturare, di acquisire esatto. Esperienza. Esatto, anche perché sono ragazzi che non si allenano insieme, vengono due dalla Serie D, altri dalla prima divisione, e
Perfetto, assolutamente, anche perché di fronte ai campionati giovanili questo è un po' il loro obiettivo, no? Pensiamo anche all'under 14, l'under 13 nel maschile, così come l'under 18 nel femminile, no? Che comunque cerca di coniugare le risorse giovani, le prime esperienze in campo con atleti che magari già giocano in altre categorie, per cui sicuramente da questo punto di vista è ottimo potergli far toccare il pallone e giocare, essere in campo, no? E questo sicuramente sarà come sarà la partita di oggi, come ve l'aspettate. Noi ovviamente chi ci segue magari già conosce il risultato, ma voi che state partendo, insomma, come... Loro sono una bella squadra, stanno secondi sul girone, sarà duro, in casa loro sarà duro. Sarà quella per fare esperienza, ci proveremo, state vedendo anche il cartello con il turno e la classifica. Tra l'altro, ampliando il discorso a maschile, apriamo la piccola parentesi sulla serie A2, perché ne approfitto per lanciare gli highlights. Serie A2 che ha iniziato la seconda fase con una sconfitta in quel di Bergamo per un risultato di 3-0 e che si appresta sabato sera ad ospitare Tuscania alle 20:30 per il secondo match caldissimo. Aspettiamo qui un Palagrotta gremito in ogni ordine di posti. Andiamo a vedere com'è andata in quel di Bergamo negli highlights e poi torniamo qua per ancora ulteriori approfondimenti e saluti. Vediamo il servizio. Un cordiale saluto dal Palanorda di Bergamo, cari amici. Questo è il primo turno della Pool A della seconda fase, la Vinex sfida le migliori compagini della categoria. Oggi è il turno della formazione della Caloni Bergamo di Ciccio Graziosi, grande marchigiano che ha vinto il campionato con il Volley Potentino, e di Pierotti, il fanese che alla corte di Graziosi sta mostrando grandi qualità, ma anche Jovanovic, Ogendorn e tantissimi campioni che sfidano la Videx in questo match da giocare ad armi pari. Subito il primo servizio di Riccardo Vecchi, da quest'altra parte Ogendorn si presenta così con il money out su Jordan Richards. Videx che si presenta in campo con la formazione titolare, quindi Richards, Morelli sono i due terminali offensivi insieme a Riccardo Vecchi che attaccano dalle bande. Al centro Gio Salgado e Federico Fiori. 21-18 Grotta nel primo parziale. Grotta avanti con autorità in questa fase, grande difesa da parte di Jacopo Brandi, tiene può rigiocare palla Bergamo. Jovanovic ancora a cercare l'attacco di Ogendorn che va a segno, ritorna sotto Bergamo, passa avanti su 24-23, il servizio su Calistri è un ace e diventa dunque 25-23 il primo parziale. Si chiude così 1-0 Bergamo in rimonta dopo un'ottima Videx che aveva mostrato i denti e aveva fatto capire di essere in grado di poter fare la partita. Tutto da rifare per gli uomini di Ortensi. Ancora adesso la formazione con Fiori, Murato, 1-0 per Bergamo in apertura di parziale. 8-6 nelle fasi iniziali ancora dal servizio. Gendorn viene ricevuto da Riccardo Vecchi, dalla pipe in attacco di Jordan Richards. Settimo punto Grotta che rimane lì ad un'incollatura. Parità quota 10. Si procede dunque punto a punto in questa fase del secondo set. Attacco di Morelli difeso, poi il contrattacco di Bergamo viene contenuto, ancora Morelli pallonetto spinto, ancora la difesa da quest'altra parte, l'attacco di Bergamo ricevuto, difeso bene e poi contrattaccato dalla Videx che ancora nello scambio più lungo con Jordan Richards va ad attaccare ancora dal posto 4, poi Ogendorn difeso in modo impazzesco da Nicola Cecato, poi la chiusura, l'attacco picchia fortissimo Pierotti. Dopo aver chiuso il primo set Pierotti aiuta i suoi a tornare di nuovo avanti, 24-23 anche nel secondo. Morelli da seconda linea, Murato, 25-23, Valsecchi a muro, chiude lui stavolta il parziale dopo Pierotti con l'ace nel primo, e 2-0 Bergamo nonostante una grottazzolina volitiva, una grottazzolina che tiene bene il campo. Adesso chiaramente gli uomini di Graziosi si ritrovano con il doppio vantaggio e riescono a condurre a mente più lucida anche il terzo parziale, 9-4 con alcuni break per la squadra di casa. La Videx deve trovare la via della rimonta subito, magari proprio a partire da questo attacco del Moro, poi Ogendorn, gran muro per Josvani Salgado che fa sentire la sua presenza a centro rete.
Però 18-15 Bergamo, che ancora ha dalla sua tre break di vantaggio. Dolfo, l'attacco di posto 4 per lui è vincente. 24-19, Bergamo non si disunisce, controlla questo terzo set, sfrutta i passaggi a vuoto della Videx e chiude così con Cargioli dal centro. 25-19, 3-0 dunque. 3-0 forse un po' bugiardo, perché la Videx ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela. Adesso la testa va subito al match di sabato sera contro Tuscania per dimostrare di essere all'altezza di questa pula e per far divertire ancora i propri tifosi e farli sognare, perché no? Forza Videx! Eccoci di nuovo dal Palagrotta, insomma una Serie A che sta provando ad ingranare in questa seconda fase. Quali sono le tue impressioni? Insomma, i ragazzi di Coach Ortensi possono ancora dimostrare quanto valgono in questa seconda fase? No, sicuramente, se sono arrivati fin qui qualcosa significa che c'è di buono, quindi sono molto fiducioso. Adesso la prima in trasferta, la difficile, si sapeva in casa loro. Vediamo sabato sera. Tra l'altro la prima nei primi due set molto combattuti, in cui la Videx davvero per un soffio si è fatta sfuggire la possibilità di conquistare i parziali. E sicuramente, ecco, del materiale su cui lavorare c'è. Sappiamo che quando la squadra si esprime al pieno delle proprie possibilità e potenzialità non è seconda a nessuno, quindi contiamo in un grande riscatto contro il Tuscania. In casa, esatto, è sempre difficile giocare per le formazioni ospiti. Diciamo che il clima di grotta è unico in questo senso, cercheremo di farlo valere anche sabato sera contro gli ospiti di Tuscania. Tra l'altro va sottolineato in questo magazine il grande risultato della femminile di Serie C, che coach Bonini ha conquistato proprio sul rush finale il quarto posto per i playoff. Insomma, anche lì un gruppo che ha faticato all'inizio ma che poi è decollato. L'ho visto nello spogliatoio l'altra sera, gli ho fatto i complimenti, perché oltre che mi sono meglio, perché mi viene moltissimo, sono stato contento, perché era quasi impensabile, era sotto Natale, un mese fa era impensabile, anche perché le ragazze non riuscivano proprio a fare bottino pieno, a conquistare, nonostante qualche bella prestazione però non arrivavano i risultati. La pazienza e il lavoro di coach Bonini ha sicuramente dato i suoi frutti. Vedete qui la classifica finale nel cartello e anche l'ultimo turno, la Edil Monaldi sconfitta e quindi superata, per cui quinta la Edil Monaldi, quarta la Videx in rosa, che adesso può godersi la fase playoff che partirà, ricordiamo, tra una settimana, così come la serie di maschile, che a sua volta sta facendo un filotto di risultati clamoroso. 14 su 14, così come la prima divisione di Montegiorgio. Insomma, diciamo, sono le due formazioni MNG che stanno proseguendo a pieno ritmo, e anche lì la serie D è in attesa della seconda fase, insomma seconda fase che li vedrà ripartire da zero, perché qualcuno dei ragazzi dice adesso inizia il vero campionato. Però le indicazioni per Coach Wagner sono senza dubbio importanti, no? Forse è ancora più difficile approvare così la seconda fase, perché non c'è l'attesa, non c'è l'aspettativa. L'aspettativa altissima, però sicuramente, cioè, tutti i miei ex compagni sono giocati insieme fino all'anno scorso, li conosci bene, sono persone intelligenti e capaci di fare quel lavoro e andrà bene. Anche in quel caso il mix tra i giovani e gli esperti è un mix vincente che sicuramente può dare quel qualcosa in più, no, nell'arco del campionato. E stiamo vedendo anche qui la classifica, dobbiamo dire che effettivamente il cammino è stato un percorso così netto da farci per sperare appunto per la seconda fase. Per quanto riguarda il campo femminile poi abbiamo le due seconde divisioni, che inarrivabile la Don Celso, come vedete appunto dalla nostra grafica, però insomma se la combattono per il secondo posto. E lì Maccio Rutili, coach, come te l'aspettavi che fosse così d'impatto vincente? Insomma, guarda, sinceramente me l'aspettavo, perché lui è un grande appassionato di pallavolo. Certo, è la prima esperienza, il primo anno di esperienza, ci ha fatto anche una migliore cosa, ma non è la seconda divisione, sì. Quindi sono una bella squadretta e ci ha giocato contro. Quindi ci ha giocato anche contro, sì. Hai avuto modo anche di testarlo in campo, che tipo è coach? Tranquillo. È tranquillissimo, non sembra, ma è tranquillissimo. Invece per quanto riguarda l'altra formazione, conosci perché ce l'avevi l'anno scorso, sì. E qui tante ragazze le ho cresciute io, molte fanno anche l'under 18, sì, no? Lo stesso gruppo allenato da Corso Seguetta, insomma anche loro possono dare tanto, sono state sfortunate perché la reazione partita purtroppo ha avuto smesso di giocare, e la saluto perché ci tengo moltissimo a loro. Sono sicuro, sì, stanno facendo bene e faranno ancora meglio. E dunque allora aspettiamo anche qui la seconda fase, no? Visto che le due formazioni MG sono in corsa per i posti importanti. Poi torneremo anche con gli altri responsabili del giovanile per affrontare le altre formazioni mano a mano che si andrà avanti, perché sappiamo che la 3x3 maschile, così come l'under 13 e l'under 14, vivranno i momenti
eventi caldi verso aprile, no? Per cui faremo dei veri e propri focus lì. Io ti ringrazio per essere stato grazie con noi quest'oggi, vi auguro l'imbocca al lupo per il match che andate ad affrontare in Under 18. Io lascio le immagini a questo spettacolo dei bambini in questa giornata carnevalesca e noi ci rivediamo con il prossimo magazine la prossima, tra due settimane insomma, prima della prossima partita in casa. Ciao a tutti. Ciao.